l'ottavo comandamento ci inculca l'amore alla verità. Dio è verità, e l'amore alla verità è amore a Dio. La verità è il fondamento della vita. Diceva Gesù: io sono la via, la verità e la vita. E nel Vecchio Testamento è detto: Dio è verità. Ecco, noi siamo chiamati ad avere il culto della verità, vivere nella verità e vivere in Dio, uscire dalla verità e uscire da Dio. La tua legge, Signore, è verità. La tua parola, Signore, è verità. Sono parole che noi troviamo nelle scritture. E il nostro Signore Gesù viene chiamato testimone fedele e verace. La veracità è appunto la manifestazione della verità. Gesù è venuto per rendere testimonianza alla verità, e lo Spirito Santo è dato perché ci introduca nella verità tutta intera. Viene chiamato Spirito di verità. Il Padre è verità, il Figlio è verità, lo Spirito Santo è verità. Il discepolo di Cristo, che è venuto a rendere testimonianza alla verità, non può non essere vero, anche perché la verità che rende liberi. Diceva Paolo: Cristo ci ha resi liberi perché noi rimaniamo liberi. Egli ci ha dato la legge della libertà, ma è la libertà che ci viene data per la verità. Se credete al Figlio dell'uomo, egli vi renderà liberi. Ecco, allora aderire a Cristo e aderire alla verità ed è restare nella verità. E essere veri. Essere veri. Non è sufficiente essere veri, certamente il fondamento è l'essere veri, ma è necessario manifestare che siamo veri. E allora bisogna dire il vero. La nostra parola deve essere conforme alla verità della mente. La menzogna, appunto, è la difformità tra la verità che noi conosciamo con la mente e la parola che noi diciamo con la bocca. C'è questa difformità. Invece la verità, o meglio la vericità, è conformità tra la verità della mente e la parola che noi diciamo. Verace significa dire il vero, dire il vero, a cui si oppone la menzogna, che è appunto dire il falso per ingannare il prossimo. La menzogna allora è vera menzogna, menzogna consumata, quando si ha appunto l'intenzione di ingannare il prossimo, di non comunicare la verità dovuta a tutti. C'è una verità di parola, di bocca, c'è una verità di fatti. Quando c'è noi con i modi di agire, dimostriamo di essere diversi
da quelli che si amano. Allora noi abbiamo la simulazione, oppure la ipocrisia. Gesù si scaglia contro gli ipocriti, i quali danno al vedere di essere diversi da quelli che sono ed ingannano gli altri. E l'inganno della vita. Gesù ce l'aveva soprattutto con i farisei, perché ingannavano con la loro vita apparentemente buona gli altri, avendo una vita intimamente cattiva. Egli li chiamava sepolcri imbiancati, belli di fuori, marci di dentro. Farisei ipocrita, diceva Gesù, pulisce prima il bicchiere che è dentro e non limitarti a pulire il bicchiere dal di fuori, perché è dal di dentro che procedono le iniquità ed è dal cuore dell'uomo che si misura l'uomo. Ecco allora la verità che deve brillare nella nostra vita. Dobbiamo essere tali quali noi siamo, mostrarci tali quali noi siamo. Non si dice che bisogna mostrarsi cattivi perché siamo cattivi, ma bisogna mostrarsi buoni, però bisogna essere buoni nella vita. Comunque è sempre peccato l'ipocrisia, dare al vedere di essere umili quando si è superbi, di essere puri quando si è impuri, di essere onesti quando si è disonesti. L'ipocrisia è bollata da Gesù, perché egli, che era la verità, sentiva l'oltraggio alla verità che era lui. Parlando del menzognero, cioè del maligno, Gesù lo bolla con queste parole. Lui, quando parla, è sempre menzognero, dice menzogna, perché è falsario fin dall'inizio. In lui non c'è verità, perché non ha perseverato nella verità. Lui è menzogna. E come lui, autore del peccato e menzogna, così anche ogni peccato nelle scritture è chiamato menzogna, cioè espressione di una vita falsa, di un bene falso. Il peccato è un bene falso, per questo le scritture chiamano il peccato menzogna, e colui che ci induce al peccato è il menzognero per eccellenza, colui che non ha perseverato nella verità. Ecco allora, fratelli e sorelle, qui l'importanza della verità nella vita. Facciamo verità nella nostra vita, davanti a Dio e davanti agli uomini. Diciamo la verità, testimoniamo la verità con le nostre labbra, anche a costo di incorrere nel giudizio e nella condanna degli uomini. Ma non inganniamo il nostro prossimo, e soprattutto non inganniamo la verità, cioè non tagiamo davanti alla verità, non occultiamo la verità, perché la verità è Dio. Chi mi testimonierà davanti agli uomini, io lo testimonierò davanti al Padre mio. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre mio. Abbiamo l'obbligo di professare la fede, che è la somma verità, anche a costo della vita. Così sono i santi martiri. Un santo martire di cui oggi celebriamo la festa, l'ultimo dei martiri e il primo dei martiri, l'ultimo del Vecchio Testamento
è il primo del Nuovo Testamento, è il martire della verità. Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Questa era la verità, la illiceità morale di quello che faceva Erode, del comportamento di Erode che scandalizzava il suo popolo. Non ti è lecito. Non poteva tacere questa verità e per questo fu ucciso. Quanti martiri sono i martiri della verità, i martiri della fede. La schiera dei martiri non si chiude, perché la verità sempre brilla davanti ai nostri occhi e perché Dio chiama tutti, in ogni tempo e in ogni luogo, a rendere testimonianza alla verità. Ci sono anche martiri del rinnovamento, quei 10 uomini del Guatemala, martiri del rinnovamento, uccisi 8 anni fa, perché avevano le scritture in mano e dicevano che quelle scritture erano i libri di Dio. E i persecutori, i nemici dello Stato, non ne volevano sapere e li uccisero con le Bibbie in mano, il libro della verità. Come i 2 dei 3 che sono stati uccisi una settimana fa circa in Bosnia, ai confini, portavano i viveri a città assediate e morte di fame, furono trucidati. 2 erano del rinnovamento dello spirito, i quali compirono nella verità questo atto di carità. Per cui anche il rinnovamento si orna di martire, si orna di uomini che hanno testimoniato e testimone della verità. Abbiamo dei fratelli in cielo, testimoni della verità, che appartengono al nostro movimento, al rinnovamento dello spirito, e sono la nostra gloria. Dobbiamo rendere testimonianza al Vangelo, che è il Vangelo della verità, vivendo cristianamente. Ogni vita non conforme al Vangelo è mancanza di testimonianza cristiana, è mancanza alla verità. La nostra vita, quando non è cristiana, è una menzogna, perché noi siamo di Cristo, noi siamo in Cristo. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito di verità. E quando la nostra vita non è espressione del Vangelo, non è espressione di Cristo che vive in noi, che deve vivere in noi, allora la nostra vita è menzogna ed è andare contro la verità. La mancata testimonianza di vita cristiana è peccato contro la verità, perché manca la testimonianza della vita. Quando noi arrossiamo davanti al prossimo e abbiamo il rispetto umano e ci adattiamo al modo di parlare degli altri, di ragionare degli altri, perché non si dica che noi non apparteniamo a questo mondo, che noi siamo degli alienati. Tante volte questo rispetto umano è negazione della verità. Noi non testimoniamo la verità per rispetto umano, incorrendo in quello che vi ho detto, nel rischio di essere rinnegati da Cristo nell'ultimo giorno. E allora, fratelli e sorelle, l'amore alla verità
l'amore alla verità, perché la verità è Dio. Fare sempre la verità, dire sempre la verità, pensare sempre secondo verità, essere veri. Questo è il vero cristiano. E il vero cristiano è colui che è coerente tra quello che pensa, quello che dice, quello che fa. Oggi il mondo cerca uomini coerenti. Oggi la Chiesa vuole cristiani coerenti. Il cristiano coerente, come un martire, è rispettato da Dio e dagli uomini. È apprezzato, perché sa anche dare la vita e perdere tutto per la verità. Beati noi se perdiamo la reputazione, perdiamo l'onore, perdiamo il denaro, perdiamo la vita per la verità. La verità ci renderà liberi figli di Dio. Nel libro dei martiri, per esempio, nell'epistola ai Romani di Sant'Ignazio di Antiochia, oppure nel martirio di San Policarpo, Atti dei Martiri, noi troviamo delle bellissime testimonianze alla verità. Ecco un tratto della lettera ai Romani di Sant'Ignazio Martire. Siamo nel 107. Discepolo di Giovanni, Ignazio, prima di morire, così scrive ai Romani: nulla mi gioverebbe tutto il mondo e tutti i regni di quaggiù. Per me è meglio morire per unirmi a Gesù Cristo, che essere re sia nei confini della terra. Io cerco colui che morì per me. Io voglio colui che per me risuscitò. Il momento in cui sarò partorito è imminente. Ecco, il santo si credeva in gestazione e vedevi il giorno, il momento in cui doveva essere partorito, partorito all'eternità. Mantenne fede alla verità e morì sbranato dai leoni nel Circo Massimo a Roma. E un'altra testimonianza, quella di Policarpo: ti benedico per avermi giudicato degno di questo giorno e di quest'ora, degno di essere annoverato tra i tuoi martiri. Tu hai mantenuto la tua promessa, o Dio della fedeltà e della verità. Per questa grazia e per tutte le cose che ti rodo, ti benedico, ti rendo gloria per mezzo di Gesù Cristo, sacerdote eterno e onnipotente, Figlio tuo diletto, per lui che vive e regna con te e con lo Spirito, sia gloria a te, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Vedete come pulsa la verità, l'amore alla verità, l'amore a Dio che è verità in questi martiri. Fratelli e sorelle, martirio significa appunto testimonianza. Tutti noi siamo chiamati ad essere martiri, cioè a rendere testimonianza alla verità, ad essere con Cristo testimoni fedeli e veraci, come dice l'Apocalisse, e avere in mano l'arancia, la spada con cui trafiggere lo spirito della menzogna, come ha detto appunto di questo testimone verace che cavalca il cavallo bianco e ha il mantello rosso e porta scritto Verbum Dei, e egli trafigge con la spada della sua bocca,
che parole di verità, lo spirito della menzogna, che è il maligno. Adesso andiamo alle offese alla verità. Il discepolo di Cristo è rivestito di verità e non può dire menzogna. Egli infatti è stato creato nuovo, secondo la giustizia e la santità della vita, Efesini 4. Ed è detto in Pietro, la lettera bellissima di Pietro: bandita pertanto ogni menzogna e deposto ogni malizia, ogni frode e ipocrisia e leggerezia, ogni maldicenza, camminiamo verso Cristo, che è la verità. Ecco, bandito ogni menzogna, bandito ogni ipocrisia, noi dobbiamo camminare verso la verità. Come si manca contro la verità? Con la falsa testimonianza in giudizio. Questa è la maniera classica, diciamo, quella catalogata nei comandamenti: non fare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Chi in giudizio, in tribunale, dice la menzogna per occultare la verità, per difendere il colpevole, tanto più poi per accusare l'innocente, costui rende falsa testimonianza. Non è lecito dire menzogna in tribunale, soprattutto quando ci dimezzi il giuramento. Allora c'è lo spergiuro. Cos'è lo spergiuro? È l'affermazione di una verità, di un fatto che è contro la verità, fatto con giuramento. Io dico che ho visto Reina uccidere un uomo. Io non l'ho visto uccidere, ma io dico che Reina, il quale passa per delinquente, ha ucciso il tale dei tali, ma io non l'ho visto, non lo posso fermare, ma per calcare la mano io dico che sono testimoni di questa uccisione. Questo è spergiuro, è falsa testimonianza. Oppure Reina, diciamo, mettiamo un patto, ha ucciso un uomo, io l'ho visto, però per difenderlo, poveraccio, perché bisogna difendere i vivi e non i morti, come si può dire, aiuta. E allora dico, no, quando mai? Io c'ero, non l'ha ucciso lui. Ecco, allora io commetto una falsa testimonianza. E allora la falsa testimonianza è dire una cosa contro verità, o accusando l'innocente, che allora si chiama calunnia, o occultando il reo, soprattutto diventa spergiuro quando ci diventa il giuramento. Ma oltre a questa falsa testimonianza, questo spergiuro, ci sono altre forme minori, però anch'esse colpevoli davanti a Dio. E il rispetto della reputazione altrui. Noi possiamo mancare al rispetto della reputazione altrui in tre maniere: col giudizio temerario, che è peccato, con la maldicenza, con la calunnia. Ne abbiamo già parlato nel settimo comandamento, parlando della restituzione. Abbiamo parlato della maldicenza e abbiamo parlato della calunnia.
ma adesso aggiungiamo il giudizio temerario. Cos'è il giudizio temerario? Quando noi pensiamo male del prossimo senza sufficiente fondamento. Siccome il prossimo ha il diritto alla mia reputazione, anche alla mia stima e al mio giudizio interiore, non manifestata a nessuno, e allora se io sospetto, meglio giudico, senza sufficiente fondamento il mio fratello come iniquo, come cattivo, io commetto un giudizio temerario, che è peccato. Quante volte noi manchiamo di giudizio? Giudizio in questo caso è una condanna interiore del fratello. Quello è così e così. Quello è un furfante, nessuno me lo vede dalla testa. Quello è un impuro, da certi atteggiamenti, quello è un impuro. Quello è così così, la mia impressione è questa, io non mi sbaglio mai, è così. Senza un sufficiente fondamento, senza una prova, io giudico il mio fratello e mi formo un giudizio falso del mio fratello. E questo è peccato contro la verità ed è peccato contro la giustizia e contro la carità, perché il mio fratello ha il diritto, a meno che non distrugga la sua reputazione con fatti o con parole, ha il diritto alla mia reputazione e alla mia stima. Quante volte noi manchiamo a questo comandamento con i nostri giudizi avventati, i giudizi temerari, soprattutto quando noi manifestiamo questo giudizio agli altri, allora si scende già nella maldicenza. Diversi è il giudizio dal sospetto temerario. Il sospetto temerario è quando da alcuni indizi mi viene il dubbio. Io ho avuto rubato una cosa, certamente me l'hanno rubata, me l'hanno rubato qui nel salone, ma chi è? Può essere quello, può essere quello. Beh, facendo la cernita in queste due, tre, quattro persone cade il mio sospetto, non posso dirlo, ma temo che sia uno di questo. È il sospetto temerario. Oppure ci sono vaghi indizi di una cosa, allora io ho il sospetto. In genere il sospetto, non essendo ancora un giudizio e una condanna, è basandosi su qualche motivo, sebbene labile, non è peccato, o almeno è peccato leggerissimo. Diverso è il giudizio temerario, perché il giudizio è condanna del prossimo. Se poi, come vi dicevo, il giudizio è manifestato, allora diventa maldicenza. Se poi la maldicenza è calunniosa, allora è calunnia. Peccato gravissimo, peccato gravissimo. Dobbiamo evitare qualunque giudizio. Guai quando il giudizio entra in una comunità. Guai quando il giudizio entra in una comunità carismatica. È la rovina della comunità carismatica. Quando c'è il pregiudizio,
o il giudizio fallace avventato su persone, allora la comunità ne soffre, e con un tallo che rode la comunione nella comunità. E bisogna allontanare dalla comunità tutti quelli che parlano male, i maldicenti, e tutti quelli che seminano giudizi negativi sui propri fratelli senza validi motivi, senza validi fondamenti. Fuori, ecco la leggo, gli ipocriti, impudici, idolatri, maldicenti, sono tutti nell'elenco di quelli che vanno buttati fuori e che non entrano in cielo. Stiamo attenti alla lingua e al giudizio. Diceva San Giacomo, leggetelo tutto, San Giacomo, leggetelo tutto, il capitolo primo e il capitolo due, secondo della lettera di San Giacomo, e avete tanta istruzione, ma a noi basta la parola di Gesù, la tua parola sia sì sì, no no, tutto il resto viene dal maligno. Ma guardate un po' come il Signore è duro, tutto il resto viene dal maligno, sì sì, no no, tutto ciò che corrisponde a verità è espressione di Dio, tutto ciò che invece non è verità e collima con la falsità viene dal maligno, che è falso fin dall'inizio. La menzogna esce dal maligno come la verità esce dalla bocca di Dio. Chi dice menzogna contro il suo prossimo, chi assalta giudizi malevoli, chi assalta parole cattive, soprattutto chi dà calunnia, viene dal maligno, parla con la bocca del maligno e fa gli interessi del maligno. Attenti, fratelli e sorelle, a non cadere nel peccato di abominio di cui parla la Scrittura. Sei sono i peccati che attirano l'ira di Dio, ma il settimo peccato Dio dà in abominio, ed ecco la leggo, spargere sangue innocente attira l'ira di Dio. Ma il settimo qual è? Quello che è in abominio a Dio, seminare discordia tra i fratelli. Quando noi seminiamo discordia tra fratelli, con giudizi malevoli, con parole avventate, con maldicenza, con calunnia, soprattutto rapportando i giudizi di uno contro l'altro, facendo il palpone, facendo così lo spione, il trasportatore di immondezza, da una parte all'altra, mettendo gli uni contro gli altri, costui è un abominio davanti a Dio e va eliminato dal popolo di Dio. Di questi individui bisogna far piazza pulita nella comunità. Dice la Scrittura, togliete il malvagio di mezzo a voi.
andiamo a profondere in cui si manca la verità e la millanteria, la iattanza, quando si aumentano i meriti nostri che trascendono la verità. Io ho messo questo. Io ho 7 lauree, conosco 9 lingue, io ho fatto questo. E la iattanza, la millanteria, presentarsi di più di quanto uno sia, ed è contro l'umiltà, l'umiltà è verità. Ecco perché Dio ama l'umile, perché è vero, perché amava la Madonna, perché era umile, che significa era vera. Nella Madonna concepita senza peccato non c'erano menzogne, era vera, non aveva nessun vizio capitale, non aveva superbia perché era nella luce, vedeva i suoi limiti creaturali, la sua umile condizione, il nulla di se stesso, e per questo Dio l'ama, e scende dentro Maria, vede l'umile e si inabissa in Maria, mentre scaccia Lucifero dal cielo perché aveva ardito salire fino al trono di Dio. Ascenderò fino al trono dell'Altissimo, sarò simile a Lui. Oh, com'è di bello, dice Ezechiel, com'è di bello. Un cherubino ad ali spiegate, sul petto c'erano smeraldi, rubini e carbogli e di aspri, e d'oro puro e ricco vestito, come il bello della tua perfezione, fino al momento in cui fu trovato un giorno in te l'iniquità, come precipitasse. E Gesù, io mi ricordo di quel giorno in cui Satana veniva catapultato dal cielo e gli avesse. Perché? Perché si era insuperbito. Avevo mancato conto la verità, negando di essere una creatura e facendosi simile al creatore. La millanteria. Ancora, andiamo alla menzogna, alla celebre questione sulla menzogna, che una locutio mentis, o meglio, una locutio oris contra mentem, come dice San Tommaso, una locutio della bocca contro la mente. Nella mente c'è una verità, ma nella bocca c'è una cosa contraria. In realtà, che cos'è la menzogna? La definizione che dà qui è un po' molto larga. Consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare. Ecco, questa intenzione di ingannare qualifica la menzogna. Per gli antichi era semplicemente menzogna locutio contra mentem, la locuzione contro la mente. Per i moderni invece raggiunge l'inganno, il dolo, per essere qualificata la menzogna. È un diverso modo di concepire la menzogna. Noi teniamo anche questo modo perché nella pratica è così. Per cui dice bene, e dire il falso con l'intenzione di ingannare il prossimo, di non ingannare. Per cui c'è il dolo, l'intenzione di ingannare. Nella menzogna il Signore denuncia un'opera diabolica,
che dice menzogne del diavolo. Voi avete per padre il diavolo. Guarda un po', perché i figli degli uomini si dividono in due categorie. Prendete Giovanni 3, prima lettera. In due categorie, i figli di Dio e i figli del diavolo. Noi ci crediamo tutti figli di Dio. Noi ci crediamo tutto campo, piantagione di Dio. Ma in mezzo a noi ci sono zizzania e frumento. Pesci buoni e pesci cattivi, perché ancora la separazione è stata fatta. Ci mimetizziamo, ma Dio che vede tutto sa quali sono i figli di Dio e i figli del diavolo. I farisei erano i figli del diavolo, perché voi avete per padre il diavolo, non vi è verità in lui. Quando dice falso, parla del suo, com'è bello questo, parla del suo. E le stesse parole che usa Cristo parlando dello Spirito Santo. Egli non parla di sé, ma quello che dice lo prende da me e ve lo annuncio. Per questo è Spirito di verità, perché io sono verità, prende del mio e ve lo annuncio. Per questo è Spirito di verità, perché io sono verità. Così dice, quando dice il falso, prende del suo, perché è menzognero e padre della menzogna, è generatore di menzogna, il diavolo. Per cui chi è mendace è figlio del diavolo. Questa è la verità, fratelli e sorelle. Chi fa la verità è da Dio, lo dice la scrittura. Chi fa la menzogna è dal diavolo. Non ci sono mezzi termini, ma c'è divisione tra luce e tenebra. Sì, ci può essere il crepuscolo, ma alla fine o si va da tenebra o si va da luce. La menzogna è offesa diretta alla verità. Mentire è parlare e agire, in questo caso, contro la verità per indurre in errore chi ha il diritto di conoscere la verità. Ecco, vedete un po', ogni parola è misurata. Dunque, è parlare contro la verità per indurre in errore chi ha il diritto di conoscere la verità. Perché se tu non hai il diritto a conoscere la verità e io occulto la verità, io non dico menzogna, non faccio menzogna. E allora il segreto. Il segreto, per esempio, il segreto della confessione. San Giovanni Nepomuceno è il martire dello sigillo sacramentale. Il re di Boemia, ecco, voleva sapere se la moglie lo tradiva. E allora andò da Giovanni, padre Giovanni, che è il confessore della regina, e gli disse, padre Giovanni, devi dirmi la verità. Mia moglie, la regina, mi tradisce, sì o no? E Giovanni Nepomuceno non diceva nulla, si chiuse nel suo silenzio. E il re pensava che fosse complice di sua moglie, cioè che copriva il delitto di sua moglie. Perché lo scongiurava di dirgli la verità e il santo faceva. E lo fece annegare nel fiume. E nella notte
il cadavere venne a galla e se ne accorsero i pescatori la mattina, prestissimo. Quando andarono per pescare nel fiume, videro questo corpo luminoso, luminosissimo. Vanno, si accostano e vedono un morto luminosissimo. Era Giovanni Nepomuceno, il confessore della regina. Trucidato dal re e buttato nel fiume. Il Signore rendeva splendido il suo corpo perché era il martire della verità. Non bisogna tradire la verità, non bisogna tradire il segreto professionale, il segreto sacramentale. Chi va verso la milicia trova sul fiume della milicia una statua proprio vicino al fiume, proprio sul letto, venendo da Palermo, andando da Palermo verso Messina, proprio a destra si vede una statua, è la statua di Giovanni Nepomuceno, San Giovanni Nepomuceno, protettore di fiume, venne messo là. Forse non lo sapevate di che questo è stato, era stato di San Giovanni Nepomuceno. Sigillo professionale, anche qui c'è il segreto. Il giudice, chi ha un ufficio, non può rivelare i segreti. Il consigliere che ti rivela un segreto, ti confida un segreto, tu non lo puoi dire, a meno che la conservazione di quel segreto nuoce all'individuo stesso, oppure nuoce alla comunità, nuoce a terze persone. Allora l'amore, ossia la carità verso la persona o la carità verso la collettività che ne viene danneggiata, ti scioglie dall'obbligo del segreto. Esemplifichiamo. Tu sai che nel vino della Santa Messa uno ha messo il veleno per avvelenare il sacerdote. L'ho avuto confidato sotto segreto, non lo dire a nessuno. Bene, costui non può mantenere il segreto perché nuoce all'individuo, nuoce alla persona stessa che ha fatto il delitto e nuoce poi a colui stesso che imposta il segreto. Non può permettere un male gravissimo a un'altra persona e all'autorità stessa conservando il segreto. Ma quando non ricorrono questi motivi di giustizia o di carità verso la persona o verso la collettività, allora il segreto professionale va mantenuto, almeno fino al momento in cui è necessario. Le menzogne adesso che si dicono pietose, le menzogne pietose o le menzogne di convenienza, bussano, c'è Padre Matteo, scendi con il cielo, è menzogna presa ad litteram, ma nel senso comune non è menzogna perché non c'è per te, non è disponibile per te, capito? Oppure, ma la cosa è così o non è così? Io dico, ma non lo so, io lo so,
Ma tu lo sai? Non lo so. Perché tu non hai diritto a sapere. Se una persona ha diritto a sapere la verità, tu sei obbligato a dire la verità. Ma se quella persona che ti interroga non ha il diritto a sapere la verità, tu puoi dire non lo so, pur sapendo, pur conoscendo la cosa, pur sapendo la cosa. Perché quella persona che ti interroga non ha il diritto a sapere la verità. Qualche volta per uscire dall'impaccio si usa l'epicheia. L'epicheia è una mezza verità che insieme a menzogna però può indurre l'altro che non è il diritto a sapere in errore, ma non è il diritto a sapere. Lo so Gesù, questo metodo, dimostra l'epicheia. Un giorno gli domandarono, maestro, vai tu alla festa? E Gesù rispose, no, non ti parlo, non parlo per la festa. Poi Gesù ci andò, ecco qua. Gesù poi dice, non vado adesso, non vado oggi, non vado con voi alla festa, a Gerusalemme, non vengo con voi. Gesù dice, non vado alla festa. In questo momento non vado, poi l'indomani ci andò, non vado oggi, vado domani. Ecco qua, è un'epicheia. Gli altri credevano che Gesù per quell'anno, per quella volta, non andasse alla festa. Invece Gesù disse, oggi con voi non vado alla festa. In verità andò alla festa anche quella volta, un'epicheia. Io non ho mangiato a mezzogiorno e mi dice, hai mangiato? E loro sono tu, hai mangiato? Sì. Ho mangiato questa mattina. Beh, non dico una menzogna. Quelli intendono hai mangiato questa. Ora, ho mangiato a mezzogiorno. Perché uno può guardare la pasta, io non ne voglio. E allora dice, hai mangiato? Sì, ho mangiato questa mattina. Non dico una menzogna, l'altro intende, ha mangiato via a mezzogiorno, per cui non farò la pasta perché va bene, non torna, già pranzato. Va bene? Sono modi di fare che in cui uno ricorda l'epicheia per comportarsi meglio, per tutelare se stesso, contro l'invasore, contro chi non ha diritto a sapere la verità. Però tutti questi casi è bene sempre essere la verità, perché la vita è fatta di sincerità. Per cui tutti questi casi in cui uno deve difendere se stesso contro l'ingiusto invasore, e allora la nostra vita deve essere improntata alla veracità, alla sincerità e alla lealtà, perché altrimenti la vita non è corretta, la vita non è buona. Abituiamoci a dire la verità anche a scapito nostro, anche a scapito nostro, così non sbagliamo mai. Per semplice parte che ho citato questi casi, non voglio dire di ricorrere al sotterfugio, no. Non dobbiamo mai ricorrere al sotterfugio, ma dobbiamo essere sempre veritieri nelle parole e nei fatti. Non avere paura di dire la verità e di fare la verità, di camminare nella verità, di camminare alla luce del sole. Quando noi gli andiamo bene, non dobbiamo avere paura della verità. Anche che gli altri possono pensare male, possono dire male se io sono in coscienza retta, sono bene davanti a Dio, io devo camminare a testa alta nella verità, anche che gli altri dovessero censurarmi, a meno che il mio modo di agire non sia di scandalo per i possibili, per i piccoli.
allora la carità mi invita ad essere più prudente, però io non voglio andare sempre a testa alta, dire la verità e fare la verità a testa alta quando io cammino nella rettitudine. Amen. Comandamento ci inculca l'amore alla verità. Dio è verità e l'amore alla verità è amore a Dio. La verità è il fondamento della vita. Diceva Gesù: io sono la via, la verità e la vita. E nel Vecchio Testamento è detto: Dio è verità. Ecco, noi siamo chiamati ad avere il culto della verità, vivere nella verità e vivere in Dio, uscire dalla verità e uscire da Dio. La tua legge, Signore, è verità. La tua parola, Signore, è verità. Sono parole che noi troviamo nelle Scritture. E il nostro Signore Gesù viene chiamato testimone fedele e verace. La veracità è appunto la manifestazione della verità. Gesù è venuto per rendere testimonianza alla verità. E lo Spirito Santo è dato perché ci introduca nella verità tutta intera. Viene chiamato Spirito di verità. Il Padre è verità, il Figlio è verità, lo Spirito Santo è verità. Il discepolo di Cristo, che è venuto a rendere testimonianza alla verità, non può non essere vero, anche perché è la verità che rende liberi. Diceva Paolo: Cristo ci ha resi liberi perché noi rimaniamo liberi. Egli ci ha dato la legge della libertà, ma è la libertà che ci viene data per la verità. Se credete al Figlio dell'uomo, egli vi renderà liberi. E qualora aderire a Cristo e aderire alla verità ed è restare nella verità. E essere veri, essere veri. Non è sufficiente essere veri, certamente il fondamento è l'essere veri, ma è necessario manifestare che siamo veri. E qualora bisogna dire il vero, la nostra parola deve essere conforme alla verità della mente. La menzogna, appunto, è la difformità tra la verità che noi conosciamo con la mente e la parola che noi diciamo con la bocca. C'è questa difformità. Invece la verità, o meglio la vericità, è conformità tra la verità della mente e la parola che noi diciamo. Verace significa dire il vero, dire il vero. A cui si oppone la menzogna, che è appunto dire il falso per ingannare il prossimo.
La menzogna allora è vera menzogna, menzogna consumata, quando si ha appunto l'intenzione di ingannare il prossimo, di non comunicare la verità dovuta al prossimo. C'è una verità di parola, di bocca, c'è una verità di fatti. Quando c'è noi con i modi di agire, dimostriamo di essere diversi da quelli che siamo. Allora noi abbiamo la simulazione, oppure la ipocrisia. Gesù si scaglia contro gli ipocriti, i quali danno a vedere di essere diversi da quelli che sono ed ingannano gli altri. È l'inganno della vita. Gesù ce l'aveva soprattutto con i farisei, perché ingannavano con la loro vita apparentemente buona gli altri, avendo una vita intimamente cattiva. Egli li chiamava sepolcri imbiancati, belli di fuori, marci di dentro. Farisei ipocrita, diceva Gesù, pulisce prima il bicchiere che dentro, e non limitarti a pulire il bicchiere dal di fuori, perché è dal di dentro che procede nell'iniquità ed è dal cuore dell'uomo che si misura l'uomo. Ecco allora la verità che deve brillare nella nostra vita. Dobbiamo essere tali quali noi siamo, mostrarci tali quali noi siamo. Non si dice che bisogna mostrarsi cattivi perché siamo cattivi, ma bisogna mostrarci buoni, però bisogna essere buoni nella vita. Comunque è sempre peccato l'ipocrisia, dare a vedere di essere umili quando si è superbi, di essere puri quando si è impuri, di essere onesti quando si è disonesti. L'ipocrisia è bollata da Gesù, perché egli, che era la verità, sentiva l'oltraggio alla verità che era lui. Parlando del menzognero, cioè del maligno, Gesù lo bolla con queste parole. Lui, quando parla, è sempre menzognero, dice menzogna, perché è falsario fin dall'inizio. In lui non c'è verità, perché non ha perseverato nella verità. Lui è menzogna. E come lui, autore del peccato, è menzogna, così anche ogni peccato nelle scritture è chiamato menzogna, cioè espressione di una vita falsa, di un bene falso. Il peccato è un bene falso, per questo le scritture chiamano il peccato menzogna, e colui che ci induce al peccato è il menzognero per eccellenza, colui che non ha perseverato nella verità. Ecco allora, fratelli e sorelle, qui l'importanza della verità nella vita. Facciamo verità nella nostra vita, davanti a Dio e davanti agli uomini. Diciamo la verità, testimoniamo la verità con le nostre labbra, anche a costo di incorrere nel giudizio e nella condanna degli uomini. Ma non inganniamo il nostro prossimo, e soprattutto non inganniamo la verità, cioè non tagiamo davanti alla verità, non occultiamo la verità, perché la verità è Dio. Chi mi testimonierà davanti agli uomini, io lo testimonierò davanti al Padre mio. Chi mi rinnegherà
davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre mio. Abbiamo l'obbligo di professare la fede, che è la somma verità, anche a costo della vita. Così sono i santi martiri. Un santo martire di cui oggi celebriamo la festa, l'ultimo dei martiri e il primo dei martiri, l'ultimo del Vecchio Testamento e il primo del Nuovo Testamento, è il martire della verità. Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Questa era la verità, la illiceità morale di quello che faceva Erode, del comportamento di Erode, che scandalizzava il suo popolo. Non ti è lecito. Non poteva tacere questa verità, e per questo fu ucciso. Quanti martiri sono i martiri della verità, i martiri della fede. La schiera dei martiri non si chiude, perché la verità sempre brilla davanti ai nostri occhi, e perché Dio chiama tutti, in ogni tempo e in ogni luogo, a rendere testimonianza alla verità. Ci sono anche martiri del rinnovamento, quei 10 uomini del Guatemala, martiri del rinnovamento, uccisi 8 anni fa, perché avevano le scritture in mano e dicevano che quelle scritture erano libri di Dio, e i persecutori, i nemici dello Stato, non ne volevano sapere e li uccisero con le Bibbie in mano, il libro della verità. Come i 2 dei 3 che sono stati uccisi una settimana fa circa in Bosnia, ai confini, portavano i viveri a città assediate e morte di fame, furono trucidati. 2 erano del rinnovamento dello spirito, il quale compirono nella verità questo atto di carità. Per cui anche il rinnovamento si orna di martiri, si orna di uomini che hanno testimoniato e testimoniano la verità. Abbiamo dei fratelli in cielo, testimoni della verità, che appartengono al nostro movimento, al rinnovamento dello spirito, e sono la nostra gloria. Dobbiamo rendere testimonianza al Vangelo, che è il Vangelo della verità, vivendo cristianamente. Ogni vita non conforme al Vangelo è mancanza di testimonianza cristiana, è mancanza alla verità. La nostra vita, quando non è cristiana, è una menzogna. Perché noi siamo di Cristo, noi siamo in Cristo, noi abbiamo ricevuto lo Spirito di verità. E quando la nostra vita non è espressione del Vangelo, non è espressione di Cristo che vive in noi, che deve vivere in noi, allora la nostra vita è menzogna. Ed è andare contro la verità. La mancata testimonianza di vita cristiana è peccato contro la verità, perché manca la testimonianza della vita. Quando noi arrossiamo davanti al prossimo e abbiamo il rispetto umano e ci adattiamo al modo di parlare degli altri, di ragionare degli altri, perché non si dica che noi non apparteniamo a questo mondo, che noi siamo degli alienati,
tante volte questo rispetto umano è negazione della verità. Noi non testimoniamo la verità per rispetto umano, incorrendo in quello che vi ho detto, nel rischio di essere rinnegati da Cristo nell'ultimo giorno. E allora, fratelli e sorelle, l'amore alla verità, l'amore alla verità, perché la verità è Dio. Fare sempre la verità, dire sempre la verità, pensare sempre secondo verità, essere veri. Questo è il vero cristiano. E il vero cristiano è colui che è coerente tra quello che pensa, quello che dice, quello che fa. Oggi il mondo cerca uomini coerenti. Oggi la Chiesa vuole cristiani coerenti. Il cristiano coerente, come un martire, è rispettato da Dio e dagli uomini. È apprezzato, perché sa anche dare la vita e perdere tutto per la verità. Beati noi se perdiamo la reputazione, perdiamo l'onore, perdiamo il denaro, perdiamo la vita per la verità. La verità ci renderà liberi figli di Dio. Nel libro dei martiri, per esempio nell'epistola ai Romani di Sant'Ignazio di Antiochia, oppure nel martirio di San Policarpo, Atti dei Martiri, noi troviamo delle bellissime testimonianze alla verità. Ecco un tratto della lettera ai Romani di Sant'Ignazio Martire. Siamo nel 107. Discepolo di Giovanni, Ignazio, prima di morire, così scrive ai Romani: nulla mi gioverebbe tutto il mondo e tutti i regni di quaggiù. Per me è meglio morire per unirmi a Gesù Cristo, che essere re sia nei confini della terra. Io cerco colui che morì per me. Io voglio colui che per me risuscitò. Il momento in cui sarò partorito è imminente. Ecco, il santo si credeva in gestazione e vedeva il giorno, il momento in cui doveva essere partorito, partorito all'eternità. Mantenne fede alla verità e morì sbranato dai leoni nel Circo Massimo a Roma. E un'altra testimonianza, quella di Policarpo: ti benedico per avermi giudicato degno di questo giorno e di quest'ora, degno di essere annoverato tra i tuoi martiri. Tu hai mantenuto la tua promessa, o Dio della fedeltà e della verità. Per questa grazia e per tutte le cose ti lodo, ti benedico, ti rendo gloria per mezzo di Gesù Cristo, sacerdote eterno e onnipotente, figlio tuo diletto, per lui che vive e regna con te e con lo Spirito, sia gloria a te, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Vedete come pulsa la verità, l'amore alla verità, l'amore a Dio che è verità in questi martiri. Fratelli e sorelle, martirio significa appunto testimonianza. Tutti noi siamo chiamati ad essere martiri, cioè a rendere testimonianza alla verità, ad essere con Cristo testimoni fedeli e veraci, come dice l'Apocalisse, e avere in mano la lancia,
la spada con cui trafiggere lo spirito della menzogna, come ha detto appunto di questo testimone verace che cavalca il cavallo bianco e dà il mantello rosso e porta scritto Verbundei. Egli trafigge con la spada della sua bocca, che parole di verità, lo spirito della menzogna, che è maligno. Adesso andiamo alle offese alla verità. Il discepolo di Cristo è rivestito di verità e non può dire menzogna. Egli infatti è stato creato nuovo, secondo la giustizia e la santità della vita. Efesini 4. Ed è detto in Pietro, la lettera bellissima di Pietro: bandita pertanto ogni menzogna e il deposto ogni malizia, ogni frode e ipocrisia e le gelosie, ogni maldicenza, camminiamo verso Cristo, che è la verità. Ecco, bandito ogni menzogna, bandito ogni ipocrisia, noi dobbiamo camminare verso la verità. Come si manca contro la verità? Con la falsa testimonianza in giudizio. Questa è la maniera classica, diciamo, quella catalogata nei comandamenti: non fare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Chi in giudizio, in tribunale, dice la menzogna per occultare la verità, per difendere il colpevole, tanto più poi per accusare l'innocente, costui rende falsa testimonianza. Non è lecito dire menzogna in tribunale, soprattutto quando c'è di mezzo il giuramento. Allora c'è lo spergiuro. Cos'è lo spergiuro? È l'affermazione di una verità, di un fatto che è contro la verità, fatto con giuramento. Io dico che ho visto Reina uccidere un uomo. Io non l'ho visto uccidere, ma io dico che Reina, il quale passa per delinquente, ha ucciso il tale dei tali. Ma io non l'ho visto, non lo posso fermare, ma per calcare la mano io dico che sono testimoni di questa uccisione. Questo è spergiuro, è falsa testimonianza. Oppure Reina, diciamo, mettiamo un fatto, ha ucciso un uomo, io l'ho visto, però per difenderlo, poveraccio, perché bisogna difendere i vivi e non i morti, come si suol dire, è brutta. E allora dico, no, quando mai? Io c'ero, non l'ha ucciso lui. Ecco, allora io commetto una falsa testimonianza. E allora la falsa testimonianza è dire una cosa contro verità, o accusando l'innocente, che allora si ha una calunnia, o occultando il reo, soprattutto diventa spergiuro quando c'è di mezzo il giuramento. Ma oltre a questa falsa testimonianza, questo spergiuro, ci sono altre forme minori, però anch'esse colpevoli davanti a Dio. E il rispetto della reputazione altrui. Noi possiamo mancare al rispetto della reputazione altrui in tre maniere: col giudizio temerario,
che è peccato, con la maldicenza, con la calunnia. Ne abbiamo già parlato nel settimo comandamento, parlando della restituzione. Abbiamo parlato della maldicenza e abbiamo parlato della calunnia. Ma adesso aggiungiamo il giudizio temerario. Cos'è il giudizio temerario? Quando noi pensiamo male del prossimo senza sufficiente fondamento. Siccome il prossimo ha il diritto alla mia reputazione, anche alla mia stima e al mio giudizio interiore, non manifestato a nessuno, e allora se io sospetto, meglio giudico, senza sufficiente fondamento il mio fratello come iniquo, come cattivo, io commetto un giudizio temerario, che è peccato. Quante volte noi manchiamo di giudizio? Giudizio in questo caso è una condanna interiore del fratello. Quello è così e così. Quello è un furfante, nessuno me lo leva dalla testa. Quello è un impuro, da certi atteggiamenti, quello è un impuro. Quello è così così. La mia impressione è questa, io non mi sbaglio mai, è così. Senza un sufficiente fondamento, senza una prova, io giudico il mio fratello e mi formo un giudizio falso del mio fratello. E questo è peccato contro la verità ed è peccato contro la giustizia e contro la carità, perché il mio fratello ha il diritto, a meno che non distrugga la sua reputazione con fatti o con parole, ha il diritto alla mia reputazione e alla mia stima. Quante volte noi manchiamo a questo comandamento con i nostri giudizi avventati, i giudizi temerari, soprattutto quando noi manifestiamo questo giudizio agli altri, allora si scende già nella maldicenza. Diversi il giudizio dal sospetto temerario. Il sospetto temerario è quando da alcuni indizi mi viene il dubbio. Io ho avuto rubato una cosa, certamente me l'hanno rubata qui nel salone. Ma chi è? Può essere quello. Facendo la cernita in queste due, tre, quattro persone, cade il mio sospetto. Non posso dirlo, ma temo che sia uno di questi. È il sospetto temerario. Oppure ci sono vaghi indizi di una cosa, allora io ho il sospetto. In genere il sospetto, non essendo ancora un giudizio e una condanna, e basandosi su qualche motivo, sebbene labile, non è peccato, o almeno peccato leggerissimo. Diverso è il giudizio temerario, perché il giudizio è condanna del prossimo. Se poi, come vi dicevo, il giudizio è manifestato, allora diventa maldicenza. Se poi la maldicenza è calunniosa, allora è calunnia. Peccato gravissimo, peccato gravissimo. Dobbiamo evitare qualunque giudizio. Guai quando il giudizio entra in una comunità,
Guai quando il giudizio entra in una comunità carismatica e la rovina della comunità carismatica. Quando c'è il pregiudizio o il giudizio fallace, avventato su persone, allora la comunità ne soffre. È come un tarlo che rode la comunione nella comunità. E bisogna allontanare dalla comunità tutti quelli che parlano male, i maldicenti, e tutti quelli che seminano giudizi negativi sui propri fratelli senza validi motivi, senza valide fondamenta. Fuori, ecco l'elenco, gli ipocriti, impuditi, idolatri, maldicenti, sono tutti nell'elenco di quelli che vanno buttati fuori e che non entrano in cielo. Stiamo attenti alla lingua e al giudizio. Diceva San Giacomo, leggetevi tutto, San Giacomo, leggetevi tutti il capitolo primo e il capitolo due, secondo della lettera di Giacomo, e avete tanta istruzione, ma a noi basta la parola di Gesù. La tua parola sia sì, sì, no, no, tutto il resto viene, ditelo, dal maligno. Ma guardate un po' come il Signore è duro. Tutto il resto viene dal maligno. Sì, sì, no, no. Tutto ciò che corrisponde a verità è espressione di Dio. Tutto ciò che invece non è verità e collima con la falsità viene dal maligno, che è falso fin dall'inizio. La menzogna esce dal maligno come la verità esce dalla bocca di Dio. Chi dice menzogna contro il suo prossimo, chi azzarda giudizi malevoli, chi azzarda parole cattive, soprattutto chi dà calunnia, viene dal maligno. Parla con la bocca del maligno e fa gli interessi del maligno. Attenti, fratelli e sorelle, a non cadere nel peccato di abominio di cui parla la Scrittura. Sei sono i peccati che attirano l'ira di Dio, ma il settimo peccato Dio l'ha in abominio. Ed ecco la tengo: spargere sangue innocente attira l'ira di Dio. Ma il settimo qual è? Quello che è in abominio a Dio: seminare discordia tra i fratelli. Quando noi seminiamo discordia tra i fratelli con giudizi malevoli, con parole avventate, con maldicenza, con calunnia, soprattutto rapportando i giudizi di uno contro l'altro, facendo il palpone, facendo così lo spione, il trasportatore di immondezze da una parte all'altra, mettendo gli uni contro gli altri, costui è un abominio davanti a Dio e va eliminato dal popolo di Dio. Di questi individui bisogna far piazza pulita nella comunità. Dice la Scrittura: togliete il malvagio di mezzo a voi.
andiamo ad altre forme in cui si manca la verità, e la millanteria, la iattanza, quando si aumentano i meriti nostri che trascendono la verità. Io, ma io sono questo, questo e questo. Io ho 7 lauree, conosco 9 lingue, io ho fatto questo, questo, questo e questo. E la iattanza, la millanteria, presentarsi di più di quanto uno sia, ed è contro l'umiltà. L'umiltà è verità. Ecco perché Dio ama l'umile, perché è vero, perché amava la Madonna, perché era umile, che significa era vera. Nella Madonna concepita senza peccato non c'erano menzogne, era vera. Non aveva nessun vizio capitale, non aveva superbia, perché era nella luce, vedeva i suoi limiti creaturali, la sua umile condizione, il nulla di se stesso. E per questo Dio l'ama, e scende dentro Maria, vede l'umile e si inabissa in Maria. Mentre scaccia Lucifero dal cielo, perché aveva ardito salire fino al trono di Dio, ascenderò fino al trono dell'Altissimo, sarò simile a Lui. Oh, com'è di bello, dice Ezechiel, com'è di bello. Un cherubino ad ali spiegate, sul tuo petto c'erano smeraldi, rubini e carbogli e di aspri, ed ora pure eri il tuo vestito, come il bello della tua perfezione, fino al momento in cui fu trovato un giorno in te l'iniquità, come precipitaste. E Gesù, io mi ricordo di quel giorno in cui Satana veniva catapultato dal cielo negli abissi. Perché si era insuperbito, aveva mancato conto alla verità, negando di essere una creatura e facendosi simile al creatore. La millanteria. Ancora, andiamo alla menzogna, alla celebre questione sulla menzogna. Che una locutio mentis, o meglio, una locutio oris contra mentem, come dice San Tommaso, una locutio della bocca contro la mente. Nella mente c'è una verità, ma nella bocca c'è una cosa contraria. In realtà, che cos'è la menzogna? La definizione che dà qui è un po' molto larga. Consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare. Ecco, questa intenzione di ingannare qualifica la menzogna. Per gli antichi era semplicemente menzogna locutio contra mentem, la locuzione contro la mente. Per i moderni invece bisogna aggiungere l'inganno, il dolo, per essere qualificata la menzogna. È un diverso modo di concepire la menzogna. Noi teniamo anche questo modo, perché nella pratica è così. Per cui dice bene, e dire il falso con l'intenzione di ingannare il prossimo, l'intenzione di ingannare. Per cui c'è il dolo, l'intenzione di ingannare. Nella menzogna il Signore denuncia un'opera diabolica. Chi dice menzogna del diavolo? Voi avete per padre il diavolo. Guarda un po', perché i figli degli uomini si dividono in due categorie. Prendete Giovanni 3, prima lettera.
in due categorie, i figli di Dio e i figli del diavolo. Non ci crediamo tutti figli di Dio, noi ci crediamo tutto campo, piantagione di Dio, ma in mezzo a noi ci sono zizzania e frumento, pesci buoni e pesci cattivi, perché ancora la separazione è stata fatta. Ci mimetizziamo, ma Dio che avete tutto sa quali sono i figli di Dio e i figli del diavolo. I farisei erano i figli del diavolo, perché voi avete per padre il diavolo, non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, com'è bello questo, parla del suo. È la stessa parola che usa Cristo parlando dello Spirito Santo. Egli non parla da sé, ma quello che dice lo prende da me e ve lo annuncio. Per questo è spirito di verità, perché io sono verità, prende del mio e ve lo annuncio. Per questo è spirito di verità, perché io sono verità. Così dice, quando dice il falso, prende del suo, perché è menzognero e padre della menzogna, è generatore di menzogna, il diavolo. Per cui chi è mendace è figlio del diavolo. Questa è la verità, fratelli e sorelle. Chi fa la verità è da Dio, lo dice la scrittura. Chi fa la menzogna è dal diavolo. Non ci sono mezzi termini, ma c'è divisione tra luce e tenebra. Sì, ci può essere il crepuscolo, ma alla fine o si va da tenebra o si va da luce. La menzogna è offesa diretta alla verità. Mentire è parlare e agire, come sia in questo caso, contro la verità per indurre in errore chi ha il diritto di conoscere la verità. Ecco, vedete un po', ogni parola è misurata. Dunque, è parlare contro la verità per indurre in errore chi ha il diritto di conoscere la verità. Perché se tu non hai il diritto a conoscere la verità e io occulto la verità, io non dico menzogna, non faccio menzogna. Ecco allora il segreto. Il segreto, per esempio, il segreto della confessione. San Giovanni Nepomuceno è il martire del sigillo sacramentale. Il re di Boemia, ecco, voleva sapere se la moglie lo tradiva. E allora andò da Giovanni, padre Giovanni, che è il confessore della regina, e gli disse, padre Giovanni, devi dirmi la verità, mia moglie, la regina, mi tradisce, sì o no? E Giovanni Nepomuceno non diceva nulla, si chiuse nel suo silenzio. E il re pensava che fosse complice di sua moglie, cioè che copriva il delitto di sua moglie, perché lo scongiurava di dirgli la verità e il santo faceva. E lo fece annegare nel fiume. E nella notte il cadavere venne a galla e se ne accorse di pescatori la mattina, prestissimo. Quando andarono per pescare nel fiume, videro questo corpo luminoso, luminosissimo. Quando si accostano, e vedono un morto luminosissimo. Era Giovanni Nepomuceno.
il confessore della regina, trucidatelo dal re e buttato nel fiume. Il Signore rendeva splendido il suo corpo, perché era il martire della verità. Non bisogna tradire la verità, non bisogna tradire il sacramento professionale, il sacramento sacramentale. Chi va verso la milicia trova sul fiume della milicia una statua proprio vicino al fiume, proprio sul letto, venendo da Palermo, andando da Palermo verso Messina, proprio a destra si vede una statua, è la statua di Giovanni Nepomuceno, San Giovanni Nepomuceno, protettore del fiume. Venne messo là. Forse non lo sapevate di chi è questa statua, è la statua di San Giovanni Nepomuceno. Sigillo professionale. Anche qui c'è il segreto. Il giudice, o chi ha un ufficio, non può rivelare i segreti. Il consigliere che ti rivela un segreto, ti confida un segreto, tu non lo puoi dire, a meno che la conservazione di quel segreto nuoce all'individuo stesso, oppure nuoce alla comunità, nuoce a terze persone. Allora l'amore, ossia la carità verso la persona o la carità verso la collettività che ne viene danneggiata, ti scioglie dall'obbligo del segreto. Esemplifichiamo. Tu sai che nel vino della Santa Messa uno ha messo il veleno per avvelenare il sacerdote. Lo ha avuto confidato sotto segreto, non lo dire a nessuno. Bene, costui non può mantenere il segreto, perché nuoce all'individuo, nuoce alla persona stessa che ha fatto il delitto, e nuoce poi a colui stesso che ha imposto il segreto. Non può permettere un male gravissimo a un'altra persona e alla società stessa conservando il segreto. Ma quando non ricorrono questi motivi di giustizia o di carità verso la persona o verso la collettività, allora il segreto professionale va mantenuto, a meno fino al momento in cui è necessario. Soltanto va svelato quando non c'è nessun altro mezzo per evitare il male, perché se le menzogne adesso che si dicono pietose, le menzogne pietose o le menzogne di convenienza bussano. C'è il padre Matteo, scendi per l'Angelo, è menzogna presa ad litteram, ma nel senso comune non è menzogna, perché non c'è per te, non è disponibile per te, capito? Oppure, ma la cosa è così o non è così? Io dico, ma non lo so, io lo so, ma tu lo sai, non lo so, perché tu non hai diritto a sapere. Se una persona ha diritto a sapere la verità, tu sei obbligato a dire la verità. Ma se quella persona che ti interroga non ha il diritto a sapere la verità, tu puoi dire non lo so, pur sapendo, pur conoscendo la cosa, pur sapendo la cosa. Perché quella persona che ti interroga non ha il diritto a sapere la verità. Qualche volta per uscire dall'impaccio si usa l'etichetta. L'etichetta è una mezza verità che insieme alla menzogna
però puoi indurre l'altro che non hai il diritto a sapere in errore, ma non hai il diritto a sapere. Lo usò Gesù, questo metodo, rimossa l'epicheia. Un giorno gli domandarono: maestro, vai tu alla festa? E Gesù rispose: no, non ti vado, non vado alla festa. Poi Gesù ci andò. Ecco qua. Gesù così dice: non vado adesso, non vado oggi, non vado con voi alla festa a Gerusalemme, non vengo con voi. Gesù dice: non vado alla festa, in questo momento non vado. Poi l'indomani ci andò, non vado oggi, vado domani. Ecco qua, è un'epicheia. Gli altri credono che Gesù per quell'anno, per quella volta, non andasse alla festa. Invece Gesù disse: oggi con voi non vado alla festa. In verità andò alla festa anche quella volta, un'epicheia. Io non ho mangiato a mezzogiorno. E mi dice: l'hai mangiato? E l'uomo sono tu, hai mangiato? Sì. Ho mangiato questa mattina. Beh, non dico una menzogna. Quelli intendono di mangiare questa. Ho mangiato a mezzogiorno. Perché uno mi vuole fare la pasta, io non ne voglio. E allora dice: hai mangiato? Sì, ho mangiato questa mattina. Non dico una menzogna. L'altro intende: ha mangiato via a mezzogiorno, per cui non farò la pasta, perché vabbè, insomma, già ce l'ha pensato. Va bene? Sono modi di fare, che in cui uno ricorre l'epicheia per comportarsi meglio, per tutelare se stesso contro l'invasore, contro chi non ha diritto a sapere la verità. Però tutti questi casi è bene sempre essere nella verità, perché la vita è fatta di sincerità. Per cui tutti questi casi in cui uno deve difendere se stesso contro l'ingiusto invasore, e allora la nostra vita deve essere improntata alla veracità, alla sincerità e alla lealtà. Perché altrimenti la vita non è corretta, la vita non è buona. Abituiamoci a dire la verità anche a scapito nostro, anche a scapito nostro, così non sbagliamo mai. Per semplice parte che ho citato questi casi, non voglio dire di ricorrere al sotterfugio, no. Non dobbiamo mai ricorrere al sotterfugio, ma dobbiamo essere sempre veritieri nelle parole e nei fatti. Non avere paura di dire la verità e di fare la verità, di camminare nella verità, di camminare alla luce del sole. Quando noi gli andiamo bene, non dobbiamo avere paura della verità, anche che gli altri possano pensare male, possano dire male, se io sono in coscienza retta, sono dal bene davanti a Dio, io devo camminare a testa alta nella verità, anche che gli altri dovessero censurarmi, a meno che il mio modo di agire non sia di scandalo per i possibili, per i piccoli. Allora la carità mi invita ad essere più prudente, però io voglio andare sempre a testa alta, dire la verità e fare la verità a testa alta, quando io cammino nella rettitudine. Amen.